Eccoci qui, sulla Terra, 66 milioni di anni fa. Si tratta di uno dei periodi più caldi nella storia del pianeta. Non ci sono le calotte polari, i continenti sono coperti da lussureggianti foreste. I grandi dinosauri dominano la Terra. Gli enormi sauropodi pascolano pacifici tra le felci e gli alberi, con al fianco i loro cuccioli. Per osservarne la testa, all'altezza di un palazzo di 5 piani, bisogna quasi torcersi il collo. Ma ad un tratto appare qualcosa, una macchia luminosa nel cielo. Una stella cadente! Esprime un desiderio. Però, un attimo, una stella cadente così grande e luminosa. Quei grandi rettili non potevano saperlo, ma quel giorno fu l'inizio ad una delle più catastrofiche estinzioni di massa nella storia del nostro pianeta. 3/4 di tutte le specie viventi vennero spazzate via. Nascondiamoci e osserviamo. 5 secondi prima dell'impatto. L'asteroide ha attraversato la nostra atmosfera come un ago che buca un palloncino. L'attrito supersonico stravolge le correnti d'aria terrestri. Il suono è tale da poter essere sentito fino all'altro capo del mondo. Il mostruoso sasso spaziale che sta cadendo sulla Terra è grande quanto l'Everest, almeno 10 km di diametro per un peso di 460 trilioni di tonnellate, ed è infuocato e spaventosamente veloce. 12 km al secondo, diretto verso la penisola dello Yucatan, nell'odierno Messico. Ad una simile velocità potremmo viaggiare tra Los Angeles e New York in meno di 4 minuti. L'impatto. Il colossale asteroide si schianta sulla Terra. Se fosse caduto altrove, la vita sul nostro pianeta si sarebbe evoluta verso tutt'altre strade. La penisola dello Yucatan all'epoca era quasi totalmente sommersa dal mare, ma era uno degli 8 punti particolarmente vulnerabili per la vita sul nostro pianeta in caso di impatto cosmico. Esisteva solo il 13% di possibilità che l'evento provocasse un'estinzione di massa, ma tutto accadde nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Nel punto d'impatto si verifica un'esplosione miliardi e miliardi di volte più potente persino dell'eruzione più catastrofica che possa accadere. L'esplosione fu così imponente che fu quasi come se un secondo sole si fosse acceso qui sul nostro pianeta. L'asteroide intanto penetra nella crosta terrestre e strada facendo si disintegra. La cicatrice lasciata dall'impatto è tuttora visibile, il cratere Chicxulub, del diametro di 150 km e profondo 20 km. Potrebbe contenere l'intero stato americano del Vermont e ben 24 Burj Khalifa impilati uno sopra l'altro. Un impatto del genere provoca per forza disastri globali. Tutta la Terra trema, le onde sismiche viaggiano per migliaia di chilometri. Lo spostamento d'aria rade al suolo in un istante intere foreste. Nel raggio dell'esplosione tutto va a fuoco, niente è sopravvissuto. Ma siamo solo all'inizio. Frammenti di asteroide e di crosta terrestre devastati dall'impatto rimbalzano fuori dal cratere, per poi ricadere lontanissimo, fino in Canada. Ciascuna di queste rocce infuocate finisce a sua volta per impattare sulla superficie. I dinosauri scampati all'impatto di questo improvviso cataclisma sono nel panico, ma non hanno scampo. Le cose andranno di male in peggio. Le onde sismiche attraversano anche il mare ed enormi tsunami, onde alte quasi 2 km, si abbattono sulle coste. I mari invadono la terraferma fino ai più remoti angoli del pianeta. Anche nel Pacifico e nel Nord Atlantico, onde anomale alte quanto un palazzo di 5 piani distruggono tutto ciò che incontrano. Non solo incendi e ondate alte quanto un grattacielo, la Terra viene colpita da terremoti tra i più violenti della sua lunga storia. Un pianeta fino a poco prima verde e ricolmo di vita diventa nel giro di pochi minuti un inferno. Ed è solo il principio. 5 minuti dopo l'impatto. Brandelli di roccia, polvere e colonne di cenere che si innalzano fin su nell'atmosfera. La roccia, risalendo, si surriscalda fino a fondersi. Giù in superficie cadono torrenziali piogge di lava bollente. 10 ore dopo l'impatto. Intere regioni devastate da incendi. In Nord America i dinosauri superstiti cercano scampo in territori a loro ignoti, ritrovandosi spesso intrappolati in paludi dense e pericolose. Un mese dopo l'impatto. 15 trilioni di tonnellate di cenere e detriti. 2,5 milioni di volte più del peso della piramide di Cheope sono finiti nell'atmosfera. L'intero pianeta è avvolto da nubi impenetrabili che bloccano la luce del sole. La Terra piomba nell'oscurità. Le piante muoiono, crollano i livelli di ossigeno. Gli animali superstiti si ritrovano a corto di aria. Ma la peggiore catastrofe è l'estinzione del fitoplancton. Tutta la catena alimentare oceanica crolla come un castello di carte.
Dai più piccoli ai più grandi, gli animali marini restano senza cibo. Anche sulla terraferma il cibo ormai scarseggia. Senza più piante per gli erbivori, anche i predatori soffrono la fame. E ancora arrivano le piogge acide. L'asteroide di Chicxulub si è schiantato su una zona ricca di zolfo che l'impatto ha surriscaldato e vaporizzato all'istante. Mescolandosi con l'aria nell'atmosfera, il gas velenoso inizia a riversarsi su tutto il pianeta. Le acque degli oceani diventano tossiche. Come se tutto questo non bastasse, arriva anche il gelo. Con i raggi del sole respinti all'ingresso, il nostro pianeta inizia rapidamente a raffreddarsi. Cosa è sopravvissuto? Le piante resistono meglio degli animali. Semi e polline sopravvivono per decenni anche nelle condizioni più estreme. Le prime a riportare un po' di verde sul martoriato pianeta sono le felci. Il vento ha trasportato i loro semi su tutti i continenti per oltre 10 anni. Arrivano poi le palme. Nuove piante significano più ossigeno e cibo per gli animali più piccoli, come i primi mammiferi. Tra i rettili, solo tartarughe e coccodrilli hanno resistito al gelo e all'avvelenamento delle acque. Anzi, non solo loro. Anche alcuni piccoli dinosauri ce l'hanno fatta, quelli che col tempo si evolveranno negli uccelli che vediamo tutti i giorni. Purtroppo, però, tutti gli animali terrestri dal peso superiore ai 22 kg circa si sono estinti. Serviranno milioni di anni perché il regno animale si riprenda. I grossi mammiferi erbivori compariranno nel giro di 15 milioni di anni da quel fatidico giorno. Le balene, le più grandi creature mai esistite sul pianeta, alcune più grandi anche dei dinosauri, si sono evolute appena 4 milioni di anni fa. Potevano forse salvarsi? Secondo gli scienziati, se l'asteroide fosse precipitato in pieno oceano, le cose sarebbero andate diversamente. Certo, ci sarebbero state onde anomale alte fino a 10 volte quelle create dall'impatto, ma da solo un mega tsunami globale non sarebbe bastato per eliminare il 75% delle forme di vita dalla faccia della Terra. La vera condanna per i dinosauri, infatti, fu la grande oscurità che avvolse il globo. Se l'asteroide fosse caduto in alto mare e non vicino alla terraferma, non ci sarebbero state le enormi nubi di cenere e polvere che impregnarono l'atmosfera. L'ossigeno non sarebbe calato e la catena alimentare sarebbe stata salva. Secondo alcuni studiosi, i cambiamenti climatici già in atto sulla Terra di 60 milioni di anni fa avrebbero comunque decretato la fine dei grandi dinosauri, con o senza asteroide. Sarebbe bastata una grande eruzione vulcanica per rilasciare zolfo e cenere in grandi quantità nell'atmosfera. Forse l'asteroide ha solo accelerato l'inevitabile. Ma ora chiediamoci, l'umanità potrebbe sopravvivere ad un evento simile? Non certo i nostri antenati, ma se qualcosa di simile avvenisse ai nostri giorni? Con le attuali conoscenze e tecnologia abbiamo spedito sonde e satelliti nello spazio e possiamo scoprire in anticipo se qualche asteroide è intenzionato a transitare dalle nostre parti. Non verremmo colti di sorpresa. Nel caso peggiore, potremmo rifugiarci nel sottosuolo per evitare i cataclismi in superficie. Servirebbero provviste e carta igienica, sufficienti per almeno un anno. Ma la nostra specie se la caverebbe senza grossi problemi. Il problema più grave però sarebbe sempre il lungo inverno causato dalla cenere nell'atmosfera. Ma noi umani sappiamo adattarci. Basta fare un giretto a Oymyakon, in Russia. I 500 abitanti di questo villaggio sono nel Guinness dei primati perché si tratta del più freddo luogo abitato da esseri umani, con temperature record di meno 68 gradi centigradi. Ma piante e animali ce la farebbero? Beh, ci penseremmo noi. Esiste già un immenso magazzino a questo scopo, nelle isole Svalbard. Una struttura di circa 40 piani interrati, capace di conservare oltre 2 miliardi di semi, perfettamente al sicuro nel permafrost, in una zona a bassissima attività sismica. Preservare le specie animali sarebbe più difficile. Forse con l'ingegneria genetica, la clonazione o altre tecniche potremmo riuscirci. Beh, basta che non mi ritrovo coccodrilli, orsi e serpenti giù nel bunker. Preferisco sfidare la sorte in superficie. Grazie.